Grazie al Consiglio Affari Interni dell'Europa, dell'Unione Europea, si discute dello status temporaneo dei rifugiati per i profughi, mentre all'AIA si indaga sui crimini di guerra in Ucraina. I servizi della corrispondente Marilu Lucrezio e di Carlo Maria Lo Savio. I Paesi membri cercano di trovare un accordo per attivare la direttiva per la protezione temporanea dei profughi. Gli ucraini possono muoversi nell'Unione senza visto, c'era già un accordo con Bruxelles, ma questo solo per 90 giorni. Scatterebbe quindi lo status di protezione temporanea, un permesso di soggiorno della durata di un anno, estendibile a due, a tutti i cittadini ucraini che fuggono dalla guerra. Avrebbero diritto all'istruzione, al lavoro, all'assistenza sanitaria. Oggi si cercherà un accordo al Consiglio Affari Interni in corso qui a Bruxelles. Speriamo che la direttiva venga approvata dagli Stati, perché è necessario mostrare la solidarietà dell'Europa e quindi davvero i numeri sono elevatissimi. Da Bucarest Ursula von der Leyen intanto promette 500 milioni di euro per l'assistenza umanitaria. In Romania ci sarà un hub per raccogliere gli aiuti destinati all'Ucraina.